Veramente, io non sento la voce, tu senti? Prova, prova, il microfono, le cuffie. Buongiorno ai nostri ospiti. Tania, bella come sempre. Grazie. Tania De Angelis, ma chi hai portato oggi? Purtroppo oggi ti tocca, Antonella. L'ho portato. Cioè, veramente, Tania, un regalo peggiore non potevi farlo. Il mio ballerino. Adesso dice così, ma è contentissima. È vero. Contentissima. Alessio Capecci, buongiorno. Buongiorno. Cioè, non ho capito, sono 6 ore che stai qui ad aspettare. Adesso vuoi bere? L'acqua. No, non voglio bere. Adesso inizia a parlare, adesso si è appena versato l'acqua. È indisciplinato, purtroppo lo dobbiamo prendere. Senti, ma, allora, so 20 anni che è il tuo ballerino, sì. Ma come hai fatto ancora a non licenziarlo? Purtroppo. Come fai? Ci vogliono, nella vita ci vuole la croce. Sì, la croce, la devi portare avanti, le opere di bene, questa è la mia. Mamma mia, ragazzi! Buongiorno. È un piacere stare con voi. È un piacere farci due risate. No, è venuto tutto molto sprint perché lui è da poco tornato dal Messico. Non hai preso un mal di stomaco mentre eri in Messico? Sì, per 2 giorni. E comunque lui è andato in Messico e è tornato più bianco di prima. Ma infatti a lei, ma scusa. Ha piovuto una settimana, sul serio. Ma che sfiga! Finta di crederci. I primi 10 giorni è stato bel tempo, poi l'ultima settimana ci ha piovuto. Niente, quindi niente. E quindi i colpi che sono partiti dall'Italia, sì, sono arrivati. Tutti sono arrivati. Anche i miei. Come Tania mi ha scritto, come va la vacanza, tutto bene, prendete il sole, ha iniziato a piovere. Senti, ma forse non si chiama Tania ma Cassandra. Adesso. Allora, i nostri ballerini simpaticissimi, ma in realtà anche molto molto bravi in pista, perché Tania De Angelis e Alessio Capecci chiaramente sono non soltanto due simpaticoni, ma anche due ballerini e insegnanti di danza. Sì. Da poco avete, ormai dopo i tanti successi e anche i tanti meriti portati a casa, non avete vinto qualche campionato, Alessio? Sì, quando avevo 3 anni, sì. Dai, è stupido. No, sì, certamente. Magari adesso ci siamo dati più all'insegnamento. Sì, cerchiamo di portare avanti delle coppie da gara per la Federazione Italiana di Danza Sportiva. Curiamo la nostra scuola sia per principianti che magari per persone di un livello un pochino più avanzato. Sì. E diciamo le soddisfazioni per adesso ci arrivano sotto questo punto di vista. Ma perché avete abbandonato la situazione gara per voi come coppia? Secondo te, Antonella? È sospesa, non è abbandonata. No, ragazzi, però sono in cerca di una ballerina, no, diciamo, ma un po' ma più, mia, e più giovane e più seria. Ma su cosa? Tutti i punti di vista. Il problema, diciamo, principale è che Alessio ormai se n'è andato. Ha il ginocchio che è marcio. Ah, è vero, cioè sei marcio dentro. Quindi purtroppo per adesso il suo ginocchio ci ha detto stop. Va bene, allora Alessio, cerchiamo di recuperare sta rotola. Dammi magari il tuo. Ti do il mio, che è sano. E Tania, ma tu scusa, hai dovuto attendere le scarpine al chiodo per colpa di... Ma non è retta. Cioè, di lui che non funziona. Purtroppo. Stavo cercando un ballerino brasiliano, qualcosa, ma non si trova. Cerchiamo un ballerino. Proprio ieri è arrivato qua un brasiliano, però è un geo sputtafuoco, mangia fuoco, quindi niente. Ci possiamo accontentare. Però è brasiliano, è molto bravo e anche lui fa tante danze. Non ti potrei mettere d'accordo con lui. Va bene, noi invece torniamo alla musica. Fra poco vi raccontiamo i grandi successi, Mezzogiorno in Famiglia e La Scuola che riapre. Diretta con i nostri ballerini bravissimi e insomma hanno portato avanti il progetto dell'essere grandi campioni anche a Mezzogiorno in Famiglia. Beh, non possiamo far finta di niente, ragazzi. Ricordiamo anche questa esperienza. Avete vinto diverse sfide televisive, no? In quel caso, quanto tempo fa? 2 anni? Sì, 2 stagioni. Rai 2? Sì, su Rai 2 con Amadeus e la Barialis. Alessio è rimasto folgorato dalla... Veramente? Molto più bella di te, Anna. Vabbè, no, cioè, che ci vuole? Ma molto, molto. Ma che ci vuole essere più bella di te? Scusa. Però vabbè, dopo lei non ha la voce giusta, capito? Non lo so. Andrea mi ha appena tirato il libretto. Ma no, no, anzi, una cartolina. Ti ho spedito una cartolina, Alessio. No, ma comunque è stata una bella esperienza, a prescindere dal fatto che Alessio guardasse 24 ore su 24. Ma dai, dai. Ma non è vero, non diciamo, è vero. Che è stata un'esperienza indimenticabile. Sentite, quante volte avete vinto? Perché poi c'era la sfida, abbiamo, no? Voi rappresentavate il comune di Montebrandone. Sì, sì. Abbiamo fatto 8 puntate, compresa la finale,
abbiamo vinto tutte e 8 come prova di ballo, sì. Però purtroppo alla finale la squadra ha perso, anche se noi abbiamo vinto e la prova. Quindi siamo arrivati secondi come il comune di Monteprandone. È stata una bella esperienza. Molto divertente. Direi. Sì. Da quanto tempo invece ballate, anche se poi ultimamente... Avevamo 9 anni, adesso ne abbiamo 25. Quindi insomma, e già insegnanti, ma quanto è soddisfacente una roba del genere? Diventare insegnante a 25 anni? Molto. Hai portato a casa dei grandi risultati. Abbiamo iniziato, avevamo 17 anni ad insegnare, quindi anche questo ormai sono 8 anni, sì. E per quanto riguarda invece i campionati, quanti ne avete vinti? Regionali, interregionali, abbastanza. Ma anche italiani? Quando erano un po' più piccolini, erano un po' più giovanotti. Beh, perché poi quello significa, no, essere campioni, ma nelle categorie. Sì, nelle varie categorie. Basta le categorie, quindi, discipline. E quindi ovviamente la categoria in cui siamo ora è molto difficile. Ci sono degli atleti a livello mondiale, anche dall'America, Inghilterra. Quali sono i più forti su tutti? Cioè, gli italiani. Veramente? Sì. Quelli che... Ballerini italiani, ballerine un po' meno, un po' meno. Sul serio. Quindi la ballerina invece per eccellenza qual è? Russa. Le russe. Quindi dovresti fare adesso dove dovrei prendere una russa, è quello che ti dicevo prima. Una che è russa, tu al massimo. Il ginocchio ripartirebbe. Ripartirebbe alla grande, ballerebbe da solo il ginocchio. Allora, parliamo dell'apertura di questa scuola, perché ormai avete anche una scuola molto molto importante, molto frequentata, Alta Danza. A Centobuchi, in via dell'Industria. Allora, c'è la festa di inaugurazione questa domenica dalle 5:30 in poi, ci trovate tutti in sala a Centobuchi. A mangiare a scrocco, Alessio. Sì. Pago io questa paghi volta. Tu, che bello. Allora ci vengono. E anche Tania. Quindi siete tutti invitati, perché non ricapiterà mai più una cosa del genere. Tania mi ha invitato a Microfoni Spetti, mi ha detto Antonella, se vieni a scrocco, vieni domenica, vieni a scrocco, e io quindi ci sarò. Sei abituato a queste cose. È vero. E la sala sarà aperta a tutti coloro che ci chiederanno informazioni o vorranno visitarla, vedere un attimino come funzionano i corsi, gli orari, e da lunedì invece ripartiamo con tutti i corsi al 100%. Perfetto, allora Ale, ricordiamone qualcuno di corso, deve prendere la cartolina. No, perché ne facciamo moltissimi. Ma non sei preparato. C'è qualche corso che tengo proprio io personalmente. Ma tipo di la Zumba Fitness. Non gli credere assolutamente. Tipo la break dance, queste cose le faccio proprio personalmente. Sì. Pensavo facessi corso di portamento, Alessio. Anche. Tu portamento non ne hai. Cioè, mai ti porto. È veramente bizzarro. No, facciamo diversi corsi: liscio, ballo da sala, danze standard, latinoamericano, caraibico, balli di gruppi, pop, break dance, tuba fitness, corsi sia per bambini che per adulti. Poi per qualche corso abbiamo qualche ragazzo insegnante esterno che viene a darci una mano. E quindi sempre tipo il preparatore di break dance è Riccardo Silvestri, che già da diversi anni lavora in questo settore. Sì. E Zumba Fitness me ne occupo io, perché altrimenti Alessio col suo ginocchio. Ma scusate, ma Alessio di che cosa si occupa? Cioè, fa le iscrizioni, prende i soldi. No, diciamo che faccio il porta dentro io, Anto. Quando la gente sa che ci sono io, comunque. Ma per favore. Vabbè, se non altro si imparano i passi base, ci si fa una risata, si sta insieme, poi ogni tanto si fa anche qualche viaggio di gruppo. Sì, è divertente. E poi le d'estate le sagre, cioè veramente ce le facciamo no, tutte. No, poche. Vogliamo ricordare quella di Amandola. Facciamo un caldo. No, ragazzi, l'abbiamo fatto anche lì una bella serata. Dovreste partire con noi per queste serate, perché veramente portereste dentro. Siamo divertiti, no, Andos? Ma io sono d'accordo. Poi un borgo veramente carino. Anche gli organizzatori molto disponibili. Bellissimo, no, io nel senso sono contenta, anche perché mi sono divertita, quindi... Sì. E poi non era Mandola, Santa Vittoria in Matenano. Santa Vittoria in Matenano, poi tra l'altro la fortuna era che qui giù sulla costa pioveva, e mentre su, baciati dal sole, quindi preciso. Diciamo non proprio sole. Però. Diciamo anche che Antonella a mezzanotte si è mangiata una pizza con la Nutella. Dopo che aveva mangiato una boscaiola alle 9. Scusate, ma sti fatti miei? Vediamo gli altarini. Poi dopo non riusciva a far funzionare il microfono, ma quella è tutta un'altra storia. Va bene, io ringrazio i miei amici che sono venuti a trovarci. Ricordiamo, 100 buchi via dell'Industria, e poi ancora dove? A Pignano, riniziamo il 2 ottobre, giovedì. Sì. A Pignano... del Tronto. Sì, a Pignano del Tronto andiamo a fare scuola lì da ormai 4-5 anni. Quella sala consigliare. Una sala consigliare, a volte grazie all'amministrazione, e poi abbiamo preso le nostre conoscenze e abbiamo iniziato con degli allievi che ormai abbiamo lì da anni. Sì. Quest'anno apriamo anche un'altra sede a Pagliare del Tronto, presso il centro Musa.t.
sì, che sarebbe in pratica l'ex Palestra Azzurra. Anche qui ci sarà l'inaugurazione domenica 14 settembre dalle ore 17 in poi. Noi purtroppo non ci saremo perché siamo impegnati lì all'inaugurazione a 100 buchi. Però ci insomma sarà, c'è la l'insegnante nostra Anita che... La salutiamo, perfetto. Quindi ragazzi dai che si torna a ballare. Ricordiamolo che ballare è anche sport, è anche motivo di aggregazione, di stare, certo, insieme, cercare di uscire e chiaramente condividere dei momenti importanti. Grazie ad Alessio Capecci. Grazie, simpaticissima come sempre. Grazie a Tania De Angelis. Ciao, ciao a tutti, un bacione. Grazie, Alessio, io scherzo. Ma lo so, cioè, lo veramente so, l'ho conosciuto che era così, mangiava lecca lecca. Preferisco non rispondere. Grazie ragazzi, veramente. Alta danza vi aspetta, noi torniamo alla musica, fra poco torniamo insieme.